Ma il nostro grande intercessore Gesù sta sul Monte Calvario, sulla croce, tra cielo e terra. È Lui che intercede per noi. È Lui che continuamente diventa colui che implora la misericordia del Padre. In fondo sta quasi a dire: hai mandato me, ti sei privato di me per loro e adesso? Ma non ne approfittiamo, fratelli e sorelle, perché se veramente in noi c'è l'amore verso Dio, non possiamo tollerare il peccato. Non possiamo pensare che lì c'è uno che comunque perdona sempre, certo. Ma possiamo tollerare di approfittare di lui senza donargli amore? E l'amore è la fedeltà alla sua parola e a quelli che gli manda, perché accogliamo il progetto di Dio. E ogni giorno, nonostante le nostre fragilità e debolezze, invocando l'aiuto e la forza dal Padre, siamo chiamati a ridire il nostro sì e, se serve, il nostro atto di pentimento e di conversione.